si chiama così un impoverimento di diverse fasce sociali. La pauperizzazione porta immediatamente, siamo a 1862, un fenomeno grave, bambini per le strade di Firenze all'accattonaggio, alla prostituzione minorile, destinati alla prostituzione delle bambine da 8 a 10 anni alla prostituzione da adulto. Noi non abbiamo il coraggio, siamo un paese più vicino all'ombrico che alla posizione eretta, però c'è chi ce l'ha il coraggio. E io l'ho trovato in questo signore qui, John E. Zucchi, che è un professore di storia contemporanea in Canada, nell'Università di Montreal, e in Carl David Ibsen, che ho avuto l'onore di contattare personalmente e che mi ha chiesto anche, di questo è un vanto che posso comunicarvi, mi ha chiesto i nostri due libri. E questo sono per un professore dell'Indiana in America che mi chiede due libri a un emerito sconosciuto come me, mi fa molto onore, mi fa piacere. E loro hanno parlato di bambini e hanno citato Paolucci Raniero di Caboli, che era segretario all'ambasciata italiana in Francia 1 agosto 1863 a Parigi. Pauperismo in terra di lavoro, la terra da dove io vengo, fenomeni terribili. E questi sono raccontati, come abbiamo detto, da Paolucci nel libro Il caso Dreyfus. Mentre in Italia si propaganda Cuore, il libro Cuore e la favola di Pinocchio, in realtà, come potete vedere, una quantità bella sostenuta di bambini vengono di terra di lavoro, vengono spediti in Francia a lavorare e anche a morire nelle vetrerie. Nord America, traffico di donne e bambini. I giornali locali in quel periodo, 1873, parlano di 80.000 italiani, bambini italiani, nelle città del Nord America. Delinquenti e prostitute, eccoli qua. Ma da deportati a immigrati si fa in fretta, eh? Rendiconto del Parlamento. Guardate, questo Vaccari Enrico, che è domiciliato coatto a Carloforte in Sardegna, domanda la cessazione di tale misura ed il passaporto per passare all'estero. Gli affari sono affari, vedete? Ritorna, eh? Lloyd Sabaudo. Spedizioni e linee celerissime per il Nord America, l'emigrazione, la grande emigrazione, 14 milioni di persone. Il fenomeno è anche peggiore, più ampio e peggiore. Abbiamo il delegato del governo che si lamenta, scrive al prefetto che queste donne entrano in chiesa scalze. In realtà sappiamo da altri documenti che di nottetempo venivano spostate dal luogo di delegazione del Papa al faro per prostituirsi, e lo dice il medico, il dottore, che tra l'altro sembrerebbe, dalle dicerie sempre che compare nei documenti, che ne avesse in casa 3 o 4 per curarle dalle malattie veneree che avevano contratto. Vedete? C'erano timbri, eh? Questo era deportazione messa a sistema e delegazione messa a sistema. Andate. Ora vi facciamo vedere, sto in silenzio, velocissimo, vi facciamo vedere 3 o 4 diapositive che sono i primi nominativi, cioè un elenco così, diciamo, a campione, un piccolissimo esempio di numero di persone deportate. I luoghi. Ancora un attimo.
nelle nostre città, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Novara, Genova, Noto, Pescara, Cassino, Lanciano, Atessa, Aprilia, Mola, di Bari e forse anche tante altre, comprese Bomba, abbiamo la rievocazione di questi personaggi. Guardate la statua, siamo qui in Abruzzo, vicino, non tanto lontano dalla vostra regione. Noi dobbiamo fare i conti con la realtà, dobbiamo capire, vogliamo capire, perché rievochiamo, perché spendiamo 4 miliardi a fronte di una realtà storica, di una verità storica dei documenti che è totalmente diversa da quella che ci hanno raccontato fino ad ora.